Posso dire che il contatto con la Maggi è stato un contatto mediato da una società scientifica, quella della Società per lo studio delle malattie vascolari, delle anomalie vascolari, di cui mi interesso, che si interessa prevalentemente di quelle che sono le anomalie e i tumori vascolari, che hanno una causa genetica. E il dottore Bertelli ci ha aperto una finestra sulla genetica, sulla possibilità che la terapia genica possa intervenire, forse non domani, ma sicuramente dopodomani, su quelle che sono le possibilità di prolungare la qualità e migliorare la qualità e prolungare la vita di pazienti che hanno queste problematiche angiodisplasiche di grave rischio emorragico e sulla vita e sulla funzionalità di tanti organi e sulla vita della persona. Il nostro lavoro di collaborazione quindi è cominciato attraverso uno screening, una selezione di pazienti con malattie vascolari gravi, di tumori rari vascolari, e stiamo raccogliendo tessuti ematici e tessuti strutturali per iniziare una valutazione di quelle che sono le anomalie genetiche e poter centrare il modello per portare una soluzione terapeutica nei prossimi anni a quelle che sono delle anomalie che sono inficianti per la vita di tante persone. Le malattie rare sono interpretate come malattie prevalentemente dei bambini, perché nascono alla nascita e sicuramente molte volte non permettono lo sviluppo della persona adulta, però in tantissimi casi accompagnano per tutta la vita con grandi debilitazioni, grandi deficit, alcune situazioni patologiche. Io se personalmente mi interesso di malattie rare che però seguono il proprio paziente durante tutto il corso della vita, e quindi molto di più viene sentita l'esigenza di trovare delle soluzioni non solamente tecniche e chirurgiche, ma che passano attraverso prima lo studio, poi delle soluzioni di medicina molecolare, che è il futuro attraverso la genetica. E proprio recentemente a Siracusa si è svolto un convegno internazionale sulle problematiche dell'infedema, che veniva considerato solamente una condizione di gonfiore delle gambe e non aveva una precisa interpretazione delle sue forme lievi, ma soprattutto le sue forme estreme, che interessano tantissimi elementi, soprattutto della popolazione femminile in tutto il mondo, ma soprattutto nel mondo occidentale. Sono stati, attraverso la collaborazione con la genetica, ma in particolare l'attenzione che la Maggi ha avuto in questo settore, c'è stata la possibilità di individuare alcuni meccanismi che porteranno in un breve futuro ad un miglioramento delle situazioni cliniche di questi pazienti.